Dalla provincia dello Yunnan in Cina, che conta 49 milioni di persone, è arrivata a Teramo una delegazione cinese interessata a conoscere le colture tipiche e biologiche della zona. L'incontro ufficiale con imprese e istituzioni locali si è svolto nella sala consigliare provinciale di Via Milli ed è stato organizzato dall'associazione Strade del Mondo, fondata da imprenditori e professionisti teramani e presieduta da Giancarlo Puritani. Contate che la provincia di 49 milioni di abitanti, quanto la nostra nazione, oggi è qui per capire, per conoscere e per acquistare la nostra biodiversità, dico io. Ecco, perciò è un'importante opportunità dove noi possiamo solamente crescere. Ecco, noi dobbiamo, dico, lavorare in locale e pensare in globale. I nostri prodotti oggi hanno una valenza internazionale, perciò è una delle più grosse opportunità e io ringrazio i partner che con me possono fare grande questa provincia. La delegazione cinese dello Yunnan si occupa del commercio di prodotti agricoli, in particolare di quelli biologici, ed è in visita nel nostro territorio per promuovere il progetto di una piattaforma di scambio sulle tecniche di coltivazione e per valutare la possibilità di importare in Cina i prodotti abruzzesi. Mi sono concentrato molto sull'agricoltura nel mio paese, nello Yunnan, e abbiamo pensato che l'Italia è il paese adatto per avere certi rapporti anche di commercio e in particolare di commercio. Quindi vorremmo comunque ampliare le nostre conoscenze e soprattutto abbiamo anche prati e distese di fiori che possiamo appunto utilizzare per questo scambio. A salutare la delegazione dello Yunnan anche un gruppo di giovani studenti cinesi che vivono in provincia di Teramo e che frequentano la scuola italo-cinese.